E adesso, amici di Mattino Lombardia, su Radio Lombardia in Teleco TV, canale 294, vi presento il nostro prossimo ospite. Lui ci ha scritto appunto Mattino Lombardia @radiolombardia.it perché aveva una storia particolare, molto affascinante da raccontarci, ed abbiamo detto vieni, raccontacela. Cristiano Fabris, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci hai portato anche un manuale per imparare a conoscere e a difendersi dal milanese adottato. Adesso poi ne parliamo. Però partiamo dalla cosa che ci ha, come dire, affascinato. Cioè, tu vivi e lavori in camper. Sì, esatto. La mia casa è su quattro ruote. Allora, come è nata questa scelta? Dunque, è nata non perché una mattina mi sono svegliato e ho detto voglio andare a vivere. Perché ci hanno pensato in tanti, Sì. Ecco. No, io fino a quattro anni fa avevo una vita regolarissima. Uno stipendio, ero un dipendente di un'azienda, di una multinazionale italiana, una casa con un mutuo di 30 anni, un compagno di vita da 4 anni, quindi tutto regolare. Le vacanze, la palestra, gli amici, gli aperitivi, gli apericena, la Titti, la Mummi, la Fuffi e la Pippi. Come tutti. C'erano tutti. Esatto. Come tutti. Di questa nuova vita. Nella prima repubblica, chiamiamola esatto. Così. E poi ci sono dovuti riadattare. Poi cos'è successo? È successo che io lavoravo a Torino e invece il mio compagno era qua della provincia di Milano. E mi disse, insomma, vogliamo quagliare dopo 4 anni... Andiamo a convivere assieme. Certo, perché questa crisi, diciamolo, ha rovinato tanto anche le coppie. Il risultato sì. È che mi ha detto, carissimo, io a Torino è più difficile trovare un lavoro, cercalo tu su Milano. Mi metto all'opera di cercare un lavoro a Milano, lo trovo dietro casa sua, quindi la fortuna dietro casa sua, e mi dice, beh, a questo punto metti in affitto la tua casa, così con l'affitto ti paghi il mutuo. Il lavoro che ho trovato era precario, 6 mesi, però stupido non sei, e almeno andiamo a convivere assieme. Chiudo il lavoro, rassegno le dimissioni, chiudo casa, la metto in affitto, preparo tutto, preparo il camper che l'avevo comprato per le vacanze, pronto di andare a convivere con lui. Premetto una particolarità che non tutti capiscono o sanno: le relazioni tra i gay funzionano come l'età dei gatti, cioè un anno di relazione etera tanti amici che non l'avevo mai sentito. Ti spiego, un anno di relazione gay corrisponde a 7 anni di relazione etero, come coi gatti, no? Un anno del gatto, cioè, quindi 4 anni di relazione gay corrisponde a 30 anni di relazione etero, perché mangiano lo stesso piatto. Poi dici, cavoli, un pezzo di quella felicità spetta anche a me. 5 giorni dopo che io chiudo tutto, mi trasferisco a casa sua, lui mi sale in camper e mi dice, non abbiamo più niente in comune, non abbiamo la stessa vita, ciao. Ah, però, quindi i problemi però sono uguali tra le coppie etero. Immagino che siano medesimi. Allora, davanti a una birra ti dico dal punto di vista emotivo come si fa a imparare a sopravvivere senza metà di te stesso. Ma dal punto di vista pratico, io non avevo più niente, non avevo una casa, non avevo un lavoro, quello che avevo era precario. Mai seguire, mollare tutto per amore, ragazzi. A 20 anni si fa. Lo so perché l'anno scorso hanno chiesto anche a me, ho detto, ma col cavolo, ho fatto anche il gesto. Dove porti l'ombrello? Esatto. Ma non esiste proprio. Quindi, insomma, quando arrivi a 40 anni si vede che sei un po' pirla, come dicono a Milano, e quindi decidi di farlo lo stesso. Morale, non avendo più nulla, tranne 2 cose, il mutuo e la banca non vuole sapere, lei al primo del mese vuole essere pagata, e il camper. A quel punto decisi che il camper lo parcheggiai sotto l'ufficio, quello precario, e cominciai a vivere lì. Premetto che però io ero già un campeggiatore di famiglia, quindi di fatto mi sono già trovato tu a vivere già come fare. Però lo vivevo come una vacanza. Il passaggio successivo è stato, io sono in debito di felicità con me stesso, rivoglio il mio sorriso che avevo prima, la mia energia, e quindi devo fare quello che mi piace. Prendo il camper, comincio a viaggiare e giro per l'Italia a trovare intanto gli amici che ho sparso per l'Italia. Nel girare per l'Italia, da lì capisco che probabilmente Milano è una bellissima città, ma come diceva un tuo collega un po' di tempo fa, vivila quel tanto che non ti faccia diventare troppo apericena. Ah, certo. No, ma si può fare, eh. Ecco. Si può fare. Io sono milanese, ma apericena proprio. Vedo che hai capito perfettamente. Sono un po' un orso, un po' tipico, un personaggio atipico, ci sta bene questo. Mm.
Quindi a quel punto ho cominciato a scrivere dei viaggi, cosa vedere, dove andare a visitare, una particolarità della città che ero ospite, dove mangiare, l'enogastronomia, i bed and breakfast, come visitare una città, quali sono le mostre, e ho cominciato a scrivere di questi viaggi. All'inizio ero nessuno, perché mio padre faceva il pasticcere fino a novembre dello scorso anno, quindi non è che siamo di famiglia giornalisti. Ho cominciato da zero completamente, come ho fatto con voi. Scrivevo i miei articoli e li inviavo alle redazioni di giornali, di quotidiani, di mensili. Il risultato, oggi a distanza di 4 anni, c'è quello che tu hai in mano, che è il mio primo libro. Il manuale di Cristiano Fabris, Ci aggiorniamo, manuale per imparare a conoscere e a difendersi dal milanese adottato. Sì, esatto. Ci aggiorniamo perché? Perché Milano, se tu ci pensi, ti dico: Monica, stasera vieni a cena. Tu ci pensi, allora, se tu abiti a Firenze dici sì, o no. Esatto. Se abiti a Roma dici sì o no. Se abiti a Torino dici no. Poi magari ti penti, ma hai già detto di no. Il torinese è molto in questi termini. È di parola. Sì. Se dici a Milano, ci aggiorniamo. Ma sai perché? Cosa vuol dire ci aggiorniamo? Vuol dire che se tu non hai di meglio da fare. No, vuol dire, allora, tu me lo stai chiedendo adesso, quanto ci metterò ad arrivare a casa, perché magari devo passare da casa, dipende dalla tangenziale. Sì. Cioè, ci il sono gli spostamenti. Esatto. Quindi quanto ci rimetto a tornare indietro? Basta un incidente in tangenziale, ragazzi, che ti sballa tutta la serata. Salta. Però mi dico: sono proprio gli spostamenti. A Roma, che hanno chilometri molto di più, cioè Roma è 70 km di diametro. Ma Roma, allora, se io ti dico ci vediamo alle 11, per me è le 11 per il milanese. Ah, sì, no, Roma ti dice: no. Se ci vediamo alle 11, può arrivare alle 2 di notte. Certo. Cioè, se tu non hai questo rispetto dell'orario, certo, ti dico sì. Sì. Ma siccome il rispetto dell'orario noi lo abbiamo, certo, io so che ora che arrivo a casa ho tipo un'ora e mezza, poi mangio veloce, tornare indietro quanto ci metterò, e poi a trovare parcheggio, e poi in che zona è, perché lì non si parcheggia, ci sono tutte strisce gialle, certo, perché poi io non ti tiro il pacco, il milanese non ti tira il quello pacco, sicuramente, oppure non ti arriva con 2 ore di ritardo, per questo ti dice ci aggiorniamo. Mo, entro in tangenziale, valuto quanto ci metto e poi e ti poi chiamo ti e te sapere. Lo dico. Ecco, ti avevo detto, ho dato una spiegazione. Resta lì, ascoltiamo Chivalry e poi torniamo a parlare con Cristiano Fabris della sua vita particolare in camper. Poi ci racconti anche se hai ritrovato un amore. È il mio camper, è il mio compagno di vita. Ecco, guarda, che a volte ti danno più degli uomini. Certo. Torniamo a parlare con il nostro ospite Cristiano Fabris. Ci aggiorniamo, manuale per imparare a conoscere e difendersi dal milanese adottato. Tra l'altro hai messo in copertina questa auto 500 con questa scarpa bellissima, tacco 12 enorme. Esatto. Io ho visto in giro, io che adoro i tacchi, figurati se non me la ricordo quest'auto che gira per la città. Ecco, questo libro ha vinto già 2 premi. Sì, ne ha vinto uno a Roma e uno nella regione Puglia. Quello a Roma è stato ritirato l'anno scorso e quello invece nella regione Puglia è stato ritirato a giugno. Però la premiazione, specialmente nel secondo, quello della Puglia, è avvenuta all'interno di una chiesa molto bella giù nel Salento, quasi al Porto del Salento, che è San Pietro in Bevagna. Il presidente era la dottoressa Giulia e insieme a tutta la giuria all'interno di questa chiesa dice: bene, premiamo il vincitore primo Fabris Cristiano con Ci aggiorniamo, e come sta facendo con te adesso, apre il libro convinta di volerlo leggere. Notare che eravamo in una chiesa con tutti i fedeli, cioè io voglio sottolineare questo contesto. Aprire a casa è pericoloso, sì, soprattutto perché probabilmente lei pensava di trovare, non so, tipo il manuale dei giovani marmotte, no, come accendere il fuoco senza il fiammifero. Apre e legge: un po' più di un amico, un po' meno di un fidanzato, il trombo amico, i 7 trombo amici di Milano. Ed è sbiancata. Non voleva fermarsi, ma ormai era. E l'ha fatto con nonchalance. E lì è stato qualche piccolo problema, perché io mi sono girato, ho visto queste signore molto, come dire, col velo nero, che per un attimo. Ma intanto magari non sapevano neanche cosa fosse. Ma non so. Trombo amico. Però, di 7 tipi ce ne sette sono. 7 tipi ce ne sono a Milano, sì. Milano, ma perché questa Milano è specializzata. È la città al mondo più di single, cioè sì, più piena, sì, di single, che è inquietante. Io questo aggiungo anche opportunisti. Di single. Che cosa è di single? Che single rende bene. No, però è vero, ci sono. Questa è una cosa che ho notato rispetto ad altre città, e te lo posso dire adesso con ragione ancora di più di motivo.
perché vivendo in camper vivo nelle città differenti, in tempi differenti, non sono assolutamente legato e entro molto più facilmente nel tessuto sociale della città o del paese, della località dove sono. Avendo fatto una scelta di vivere in camper, tanto per dirti, io condivido il viaggio con BlaBlaCar, quindi con altre persone, ma anche con Gnammo, quindi la cena la organizzo in camper. Dico, benvenuto, domani sera se volete ci sono 4 posti in camper, mangiamo davanti a Castel Gandolfo. Ma è bellissimo. E così conosco tantissime persone, tantissimi modi diversi di rapportarsi, tantissime storie differenti. Capisci che paradossalmente la tua storia è una dei tanti, ma che ognuno di noi ha un bagaglio nel famoso granario dell'esperienza che è assolutamente utilissimo per chi sta davanti. Per quello io oggi sono qua da te, perché credo che probabilmente dall'altra parte ci sia qualcuno che sta vivendo un pezzo di quello che io ho vissuto. O forse vuole un pezzo di quel sogno di vivere in camper. Ma è bella questa cosa, perché gli americani lo fanno, ma di vivere, guarda, in camper. In Spagna è pieno, sai come si chiamano, o come ci chiamiamo, i full timer. Caspita. E ti posso garantire che in Italia ce ne sono tanti, tantissimi. In questo momento io sono giù a Roma perché sto seguendo un progetto in parallelo con la mia attività con una onlus, Greenpeace, possiamo dirlo. Certo, ecco. Dobbiamo dirlo. Allora, Greenpeace! E per loro sto seguendo un progetto. Quindi il camper è proprio a Roma, in città, in un'area camper all'interno. I miei vicini, a parte il fatto che tutti i giorni ho vicini diversi, o olandesi, o francesi, o tedeschi che vengono in visita, poi ci sono un gruppo di camper full timer e lì scopri che ci sono una coppia di 85-82 anni, quindi 85 lui e 82 lei, che hanno la minima, non ce la fanno in due con la minima a vivere, hanno messo in affitto il loro appartamento, vengono a Roma perché sono più comodi con i servizi e hanno preso un camper e vivono in camper. Scopri che ci sono una marea di mariti separati che non riescono a pagare oltre all'alimento. Certo. Adesso c'è anche questa situazione qua, e tra l'altro anche d'inverno si sta caldissimi perché sono... Guarda, io sono stato fino a Capo Nord a meno 36 col vedi camper. Ma guarda, io sono d'accordissimo. Purtroppo dobbiamo salutarci perché già Filippo Colombo di là dal vetro pronto per il GR, esatto, perché sarebbe stato bello parlare anche della palestra, del cibo, perché il milanese, certo, sta attento, tu, certo, ti dice, certo, mangi carboidrati bianchi. No, soprattutto poi mai dopo le 18. Mamma mia, non ti far vedere eresia da un milanese mangiare un carboidrato bianco dopo le 5, ci siamo precisi che sono milanese, dopo le 5. Ecco. Dai, torna a trovarci, grazie. Volentieri. Cristiano Fabris, grazie, ci aggiorniamo, manuale, grazie, per imparare a conoscere e a difendersi dal milanese adottato, linea Filippo Colombo.